Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 9, episodio numero 96. Oggi parleremo di un paio di bloggate derivate dal blog Mia Fantascienza, che potete trovare il link in descrizione. La prima è una introduzione gratuita alla scrittura creativa, ovviamente sarebbe una playlist, proveniente da YouTube, dove c'è una serie di podcast a mio avviso interessanti che vi introducono appunto in modo gratuito a una serie massiva di risorse gratuite per scrittori o aspiranti scrittori, potenziali scrittori o neoscrittori o anche scrittori navigati o non navigati o comunque le prime armi, a cui tener presente una serie di risorse gratuite appunto per quanto riguarda la fantascienza. Se non ce l'avete, proprio ve la potete, diciamo, ottenere ascoltando un podcast, come si fa a pubblicare un libro, copyright, pubblico dominio, copyleft, editoria e modelli di business, quindi una serie di differenze anche giuridico-legali con i vari modelli, diciamo, di business prospettici. Un podcast interessante sulla storia delle abitudini di lettura del mercato dell'editoria e infine una serie di considerazioni tra audiobook, libri in copyright e libri in copyleft. In particolar modo quest'ultimo è uno strumento importantissimo per gli scrittori e neoscrittori alle prime armi, perché obiettivamente permette di diffondere, scrivendo, diciamo, racconti, quindi la dimensione del racconto, che è una dimensione ottima per uno scrittore che incomincia appunto a pubblicare qualcosa sotto il licenza copyleft, in modo da farci conoscere e acquisire un proprio, diciamo, volume di lettori. C'è anche un podcast sempre nella stessa playlist relativa al futuro del mercato dell'editoria appunto The Bookend Scenarios, veramente un podcast importante che commenta brevemente una ricerca sul futuro del mercato dell'editoria in Australia, che però ha riflessi anche in Italia. Orientare la creatività in scrittura creativa, 5 consigli concreti su come orientare la propria creatività massimizzandone i risultati. Poi una serie di podcast veramente tecnici, editoria digitale nel 21° secolo, racconti, raccolte di racconti, libri, saghe, cos'è un intreccio di vari tipi di narratore, come scrivere plot di azione, plot di personaggi, plot di pensieri, come gestire l'infodump, cos'è lo showdown tell, esercizi di scrittura creativa, affondando all'interno di una serie di esercizi con esempi di autori blasonati, Dick, Windham, Asimov, Ballard e quant'altro. Scrittura creativa e tecniche letterarie, programmare la scrittura di un libro, il foglio di lavoro, dal racconto al libro. La palestra è appunto per scrivere libri, è la dimensione dei racconti, il retelling, declinato in vari modi, che cos'è il retelling e i vari archetipi, cos'è il world building e come fare retelling con Amazing Stories. Infine una serie di procedure concrete per creare intrecci, quindi dall'idea di Hardy Fee alla fabula ed intreccio di Hardy Fee, come aggiustare una fabula ed un intreccio di fantascienza. Podcast concreti per acquisire una serie di strumenti. Infine Viaggio dell'eroe contro memorie sintetiche, una serie di riflessioni tra questi due format. Ed poi qualche consiglio svariegato sull'editing di racconti e di libri, scrittura creativa narrativa non lineare, il multitrama, che cos'è, come lo si costruisce, e infine, diciamo, vari podcast sulla storia riassunta in forma molto breve della formula del podcast,
storia della fantascienza dal 700 a.C. al 1600 d.C., dal 1600 al 1950, dal 1950 fino ad oggi, e infine l'ultimo tra gli ultimi podcast, un link verso un corso di scrittura gratuita, completamente gratis, per avere ulteriori nuovi strumenti, e poi un podcast relativo a content marketing per autori neoautori. Invece nella seconda bloggata, che trovate sempre il link in descrizione, sarete catapultati alla mia bloggata, appunto, intitolata Imparare a scrivere racconti da Asimov, da Ballard, Bradbury, Clark, Dick, Matheson e Wyndham. Qui sono una serie di oltre link strumentali a una serie di podcast. È una bloggata che cresce in volume per stratificazione, perché appunto in questa bloggata commento rapidamente una serie di vari racconti di fantascienza proposti da blasonati autori, tramite una serie appunto di casi studio specifici, mettendo a confronto fabula, intreccio, format, narratore, per cercare di enucleare gli schemi di pensiero e svelare lo stile di scrittura e imparare i segreti del successo della scrittura creativa di Asimov, Ballard, Bradbury, Clark, Dick, Matheson e Wyndham. Che cosa vi posso dire? Se siete interessati potete andare a cliccare. Tra alcuni racconti più importanti di Dick c'è Il Teschio, Il problema con le bolle, L'uomo dorato, Torre preminente, Pezzo d'esposizione, Progenia, Il mercato segregato, Lo stampo di Yancy. Poi sempre abbiamo, per quanto riguarda Matheson, abbiamo Discesa, Fratello di una macchina e quant'altro. Di Wyndham ci abbiamo Giochi e altri racconti, quindi sono un numero impressionante di racconti commentati, analizzati, snocciolati per fabula, per narratore e per format, e oltre la possibilità di cliccare e scaricare un PDF del relativo racconto tradotto in italiano, oppure se volete potete andare a leggerlo in inglese trovando il link per quanto riguarda il If Words of Science Fiction scaricabile da Loomist. Quindi una serie di link veramente importanti, o comunque a cui inferire esercizi concreti tramite casi studio per approfondire e migliorare la propria scrittura creativa. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!